Dunque, ciao ragazzi, nel mio nuovo episodio con il Salford City. In questo nono episodio già, siamo a novembre 2020. La prossima partita contro appunto l'Accrington in leasing.com. Prima di avanzare però vado un attimo ad allenare i giocatori. Allora, conto mensile di nuovo, chiaramente. Di Gabrić, che raggiunge 60. Ma lo venderò, non ci faccio nulla. Purtroppo Gabrić, sì, Gabrić, Bakaric ha preso il sopravvento su tutti. Abbiamo un sacco di giorni di pausa, mi sa che ci sono la sosta delle nazionali, credo. Va bene. Partita contro l'Accrington in coppa. Partita difficile. Vorrei buttarli fuori, vorrei vincere una volta contro l'Accrington. Ragazzi, tutto pronto sì, siamo a Crown Ground per la seconda volta. Siamo qui a questi quarti di finale di area, perché sostanzialmente adesso siamo in due aree, in due scaglioni, come vi pare a voi. E niente, noi siamo in quest'area appunto, in questo girone, se chiamiamolo così, una specie di girone di eliminazione diretta, e chi vince sostanzialmente quest'area va a fare contro chiaramente chi ha vinto l'altra area. Si parte con chi, raga? Ce l'abbiamo sempre preso nel culo fino ad ora contro l'Accrington, ci abbiamo giocato tipo 4 volte mi sembra, questa è la quarta, considerando il tour di quest'estate e la partita di campionato, quindi vediamo un po'. Se ne vanno qui McConville, prova a metterla per Doyle. Doyle Stack, mamma mia. Smith, un po' di spazio. Lo prende tutto. Bagman con la sua, se ne va. Bagman la mette per Roo. Non è possibile. Non è possibile, raga, che con l'Accrington Rooney non segna. Si mangia dei gol clamorosi, cioè, ma neanche la porta ha preso. Palla giocata il destro! Stack! Gran botta dell'attaccante dell'Accrington, Key, credo. Gran botta, ma lì c'è Stack. Siamo fuori. Kai Kai. Ha molto spazio che fai davanti a sé. Chi messo giù qui? Spero almeno il giallo. Spero almeno il giallo perché era un'azione veramente importante. Vediamo. Limoncino per Blazic. Ma Onien è ammonito? No, no, perché era dietro, faceva l'effetto strano. Attenzione Onien. Onien. Onien, attenzione. La mette indietro. Perrone! Che stavolta sfonda la porta. Finalmente il gol di Rooney, che va a saltare sotto il nostro settore ospiti. Bravissimo Nien, percussione laterale, poi la mette in mezzo e finalmente Rooney, finalmente Rooney, finalmente Rooney. Dunque trova un altro gol Rooney, che comunque sia pian pianino si sta riprendendo, siamo ormai a novembre. È il momento che Rooney entri in forma. Non chiedo che faccia il stesso dell'anno scorso, ovvero 29 totale. Però c'è qui il cross, Stack. Qui bella palla, Towell innesca benissimo. Kai Kai. Kai Kai, attenzione. Indietro. Per Vag. Ma no, ma come cazzo si fa a sbagliare sti gol? Oh, ma non è possibile. È vero che ho caricato un botto. Però cazzo. Porca puttana, qui ci siamo cagati di brutto. Fortuna me lo fanno rivedere, guarda, mamma mia. Dov'è? A largo. Palavona. Se ne va. Il cross bellissimo di testa. No, va, raga, non è possibile. Raga, non si possono sbagliare tutti sti gol. Non si possono sbagliare. Fin di palo qui. Attenzione, Jesus Ferreira qui, prova a girarsi, se ne va! Jesus Ferreira! Jesus Ferreira!
Pala, che porca troia, oh! Ma perché cadono i miei... Perché cadono a terra i miei giocatori? Perché? Può vedere Onien. Onien, non si inserisce. Ma aspetta! Una palla in mezzo! No, vabbè, no, non è possibile, raga, non è possibile. Sta partita è stregata. Il cross per Bakaric! Traversa, vabbè raga, che cazzo, no, vabbè. Vabbè, sta partita l'ho capito come deve andare a finire. Purtroppo è qui e non dentro l'area. Anche se poi cambierebbe veramente poco. Smith. Attenzione, Smith ha un buon destro. Ma oggi non possiamo fare il secondo gol, ormai è scritto. Ormai entra in... siamo in pieno extra time, cioè in pieno, stiamo per entrare nell'extra time. No, che sbaglio. Dai, 2 minuti di recupero, non c'è tempo per fare un'azione. Cala al sipario! Vinciamo contro l'Accrington 1-0. Passiamo il turno. Non so contro chi faremo a questo punto. Però so che l'abbiamo passato il turno e siamo alle semifinali. Niente intervista. Il QPR. Sono tutte e tre lì a 29 punti. Che scrivono qua? La squadra sfava, sì, quello doppio vantaggio, vabbè sì, una marea di volte, però sti cazzi, importante aver vinto oggi. Allora, partita col QPR appunto. No, aspettate però. Che bello, giochiamo da loro. In uno stadio che è veramente figo. Veramente in uno stadio ufficiale giochiamo, raga. Finalmente. Ragazzi, tutto pronto. Siamo qui, che spettacolo. Sono stato, mi è sempre piaciuto, piccolino ma accogliente, al Kian Prince Foundation. E niente, copiare uno squadrone. Ha una bellissima squadra. Avrei voluto rubargli, tra virgolette, ma infatti non si chiama Loftus Road adesso stadio? Mo' che mi è venuto in mente guardando lì gli striscioni. Boh, vabbè, magari l'hanno cambiato il nome per, non lo so, per omaggiare qualcuno che è scomparso. Comunque, vabbè, stavo dicendo, giocatori che avrei voluto in squadra io, purtroppo non abbiamo fatto il possibile per prenderli. Hanno un Herrera come sponsor, fra l'altro. Sicuramente qualcuno di voi avrà qualche maglietta o calzoncino o pantaloncino del, appunto, dell'Herrea. E va bene. Tutto pronto, si parte. QPR Salford City. Attenzione, Samuel, il cross. Mettiamo fuori. Porca troia, oh. No, no, calla. Qua del QPR, raga, ci stanno letteralmente prendendo per il culo. E niente, qui il gol è bello, ho sbagliato io ad uscire lì. E niente. E vabbè. Otè, il gol di Otè. Io raga ve l'ho detto, qui se non ci diamo, cioè, se non giochiamo come Cristo comanda prendiamo l'imbarcata. Attenzione. No. E che cazzo? Questo la tira fuori. Che cazzo ha fatto? Torrey ha molto spazio walk, cioè un po' di spazio walk. Vuole puntare l'uomo, poi no, ci ripensa. Tu ha ben, ha buono spazio qui, Walker. Bella qui! Towell! Porca troia! Gli esce bene il portiere, mannaggia. Però
Vabbè, era impossibile segnare, l'ha chiuso perfetto. Devo fare lo scavetto, mi dimentico sempre di farlo. Perché ho paura di fare cagate. Palla in mezzo, Watmog, palla che resta lì. Zia là! Fuori, da che sega, oh. Porca puttana, non segniamo mai, non segniamo. Cioè, qui è assurdo. Cameron. Sbagliano ancora qui. Dai che c'era. Bakaric! Bakaric! Ma porca puttana, vaffanculo. Troppi gol, troppe occasioni, troppe occasioni, non si possono sbagliare tutte queste occasioni. Cioè il QPR tipo è, non so che cazzo stanno facendo. Attenzione qui. Rooney! Niente raga, non è possibile oggi, non è possibile, oggi non si segna. Anche qui bella conclusione, niente da fare. Ho Bakaric dalla bandierina. Il cross. Ma sta lì! Ma non è possibile! Non è possibile! Non è possibile, ha tirato fuori un'altra volta. Quella. A passare in mezzo lì con quella velocità. Barbé. Giocatore che avevo sfondato qui. Ci passano TL. Cross di testa, bravissimo McFarlane. Quello qui. Fuori gioco, fuori gioco. Che frasca di capelli ha quello, bruttissimi. Tanto, mamma mia, comunque è impressionante. Watmog farà un fallo ogni 10 partite, si becca subito il giallo, il rosso. Oniel, sempre presente. Eccolo, parlato. Attenzione, il cross gol. Incredibile, raga, hanno fatto due tiri loro, incredibile. Incredibile. Rooney. Ma questi con quanti cazzo giocano in attacco? Che sono in 5 erano, ma in 4. Attenzione, c'è il destro, miracolo. Bakaric oggi veramente inesistente in campo. Siamo fuori, no. Se a me un gol della bandiera lo vorrei fare. Kaikai è partito. Kaikai, il destro. Niente da fare. La Dosella da casa sua ha tirato. Niente raga, ci abbiamo provato in tutti i modi, ci ho provato io. Non c'è stato verso, non c'è stato. Niente da fare, perdiamo 2-0. Seconda sconfitta di fila. Just a couple of questions for you. Fammi queste domande. Abbiamo assistito un match combattuto, noi. Conta pure su di me. Porco due, non segniamo. Non sono riusciti a giocare il nostro calcio. Scusate, scusate, perturbate. Non è uscita la segnalata. Non mi è piaciuto, non abbiamo giocato. Thank you so much for your time. E niente.
Va bene, avanziamo. Cazzo, contro l'Oxford. Ragazzi, ci vogliamo in settima posizione. Oh, vediamo qui, raga, scusate. Ormai. No, non è finita, manco per questo proprio no. Questo fa schifo. Rifiuta. Questo si potrebbe anche prendere. Che ruolo ha? Centrocampista. Camacho pure. Questo sarebbe anche pronto. Però è un trequartista. E io non ci gioco i trequartisti. Questo fa cagare. Porca troia. Ma questa è una bestia, almeno gli sembrerebbe. Che schifo questo. Comunque non abbiamo i soldi per prenderli, mo spero a gennaio. Comunque raga, partita contro l'Oxford. L'Oxford, seconda. 34 punti. Dai, vinciamo sta partita, almeno li agganciamo, cioè li agganciamo, ci avviciniamo. Raga, tutto pronto, torniamo nel nostro stadio, credo. Dopo due trasferte. Sì, siamo al Peninsula Stadium, ma raga, oggi voglio vincere. Mi sono rotto proprio il cazzo. Campionato sono due partite che non vinciamo. Il momento di tornare alla vittoria è il momento di dimostrare che possiamo, cioè che dobbiamo segnare. Attenzione qui. Ci prova qui. Ah. Attenzione. No. Va molto bene. Desiree in qualche modo. Vede Dosel. Tosel, bravissimo! Il destro! Niente da fare. Allora, Kaikai. All'indietro. Onien non è fuori gioco. Onien va al cross, non riesce a crossare. Allora, il cross in mezzo. Cross, palla deviata, sarà. Niente, cioè, sarà un cazzo. Watmore che mette fuori. Allora c'è Vagnoman. Si vede bene Kaikai. Kaikai sterza. Rooney. Ma no, non si può. No, raga, non è possibile. Questo episodio non è possibile. Cioè, lo capite anche voi da soli che questo episodio è maledetto perché non riusciamo a segnare. Cioè, è incredibile. Towell, quindi riprendiamo la corsa. Rooney. Palla allargata bene qui. Il cross di Desiree Wey, come al solito in ritardo. Attenzione, Towell. Carica il destro! Niente. Raga, non riusciamo a segnare. Qui è tirato dritto per dritto. Destro, mamma mia, che parata per fortuna. Oh raga, esce di serie, ma ha rotto il cazzo. Loro entra Henry. Watmore non è uno schema, infatti si vede. Attenzione, Vagnoman. Vagnoman la vuole mettere. Non segniamo raga, non so come uscire da sto vortice di merda. Attenzione, il cross. Niente, niente, niente.
che cazzo l'ha colpita di testa così male? Porca puttana. Ma a sto punto non la colpì. Se devi colpì così, vaffanculo, andate a morire tutti, guarda. Niente, raga, finisce qua. Mamma mia, che brutta partita oggi. Mamma mia. Non riusciamo più a segnare. È un dato incredibile. Sono 3 partite che non segniamo più. Dio santo. Qui c'è un problema grave, cioè. C'è un problema gravissimo. E vabbè raga, l'episodio termina qui, purtroppo non è che sia stato un grande episodio, anzi, tutt'altro. Vedi, perdiamo l'occasione per raggiungere le altre squadre, perché ci allontaniamo, Raga, ci allontaniamo di brutto. Attenzione, perché... inizia a essere complicato adesso, Qui com'è? Mansfield addirittura è andato lì, madonna. Wolzol è lì, 18 punti. Il Colchester se la passa bene invece, un po' meglio. A parte noi abbiamo 29 punti, 30, non è che... Vabbè raga, dai, questo episodio termina qui comunque.